Ciao a tutti, buonasera, appunto io vengo dal PER, sono uno dei soci fondatori, PER significa Parco delle Energie Rinnovabili e noi siamo partiti direttamente per creare una struttura ricettiva che si sostenesse alimentandosi il più possibile con fonti energetiche indipendenti, vuoi per un discorso di impatto ambientale, vuoi anche per un discorso economico di abbassare i costi di gestione. Questo ci ha portato a fare molte esperienze perché non è una ristrutturazione ma è una costruzione ex novo. E quindi abbiamo lavorato con le aziende, ci hanno sostenuto le aziende e abbiamo studiato questo. Questo ha fatto sì che il centro diventasse un punto didattico. Infatti noi abbiamo avuto l'onore di avere un sacco di persone come voi che ci vengono a trovare, perché siamo diventati la tappa tecnica di un percorso che oggi possiamo chiamare olistico. Noi però siamo più portati a insegnare cose pratiche, cose realizzabili, che altre cose di cui c'erano persone più formate. Siamo in Umbria, tra Terni e Amelia, siamo a 570 metri, la particolarità che ha scaturito questa cosa è che non abbiamo una goccia d'acqua, è un'azienda agricola abbandonata, la mancanza d'acqua è stato il primo stimolo a vedere come si fa quello e poi tutto il resto è venuto di conseguenza. Riceviamo circa 3.000-3.500 bambini l'anno, quindi facciamo formazione didattica, facciamo stage anche lunghi di 20 giorni, essendo una struttura ricettiva arriviamo ad ospitare 24 persone, ristorante, eventi. Siamo diventati vegetariani vegani perché dopo un inizio di animali come l'agriturismo richiede abbiamo scoperto che non abbiamo l'inclinazione ad ammazzare gli animali che una vita di campagna richiederebbe, abbiamo deciso anche di abolire questo discorso e comunque è una bella proposta perché chi viene da noi non è specificamente un vegetariano vegano ma scopre che si può alimentarsi ed essere soddisfatti a tavola comunque. Quando abbiamo iniziato questo progetto, considerate l'idea, nasce nel 2004, abbiamo aperto nel 2009, l'idea di base era dimostrare alla persona comune, non a chi aveva già fatto una scelta di vita, che si può applicare questo tipo di tecniche e questo tipo di risorse migliorando la qualità della vita. Purtroppo l'esempio era quello di andare a fare la vita in campagna morendosi di freddo, da disperati, no, e si può stare meglio, più comodi ancora, con certo tipo di attenzione in relazione all'ambiente, utilizzando questi sistemi. Diciamo che funziona, certo ci vuole consapevolezza, chi viene da noi glielo spieghiamo perché niente è facile, ma insomma prendendo più contatto con la realtà, con l'atmosfera, con le risorse che ci sono, si può fare. C'è qualche domanda, qualcosa che al volo? No, che mi sono scordato di spiegare, solo quello. Ok, Parco delle Energie Rinnovabili è tra Terni e Amelia, il sito è per.umbria.it e poi dopo, come diceva giustamente Andrea, siamo lì, possiamo parlare. Fraternia Media, sì, Monte Castrillo. Quando abbiamo chiesto di alla Rive eravamo due nuclei familiari, da gennaio di quest'anno siamo cinque nuclei familiari che non abitano tutti lì ma però hanno preso residenza nelle zone intorno e lavoriamo tutti quanti là, però essendo sotto ricettiva perderemo ricettività, tutti sono forti. Grazie.